Ecco un bel pacchetto che contiene due indumenti che mi hanno mandato in bike e Kutok. Mi hanno chiesto di recensirli e a fine recensione, se quello che hai visto ti ha interessato, potrei utilizzare due codici sconto che mi hanno lasciato, uno del 10 e uno del 15%, per andare a risparmiare un po' sull'acquisto di questi prodotti. Comunque la faccio breve, ti lascio tutto quanto sotto qua in descrizione, molto più dettagliato. Questi sono due indumenti che sono adatti sia per andare in bicicletta, ma anche per fare trekking, per fare passeggiate al freddo, magari con un po' di neve. E oggi andremo a vedere esattamente di cosa si tratta. Per farlo però penso che la cosa migliore non sia rimanere tra le quattro mura di questo garage, ma teletrasportarsi nel posto perfetto per questa recensione. Maledizione! Ero indeciso se stare al mare o in montagna ed eccomi in Liguria. Ma per fortuna, visto il paesaggio e soprattutto visto il tempo, sono le condizioni perfette per provare al meglio questi vestiti. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Parkour! It's time to look at the enemy. Parkour! In the mirror if he is no friend to me. Parkour! Stop working now, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, fire. Dopo averli usati qualche giorno in Liguria, sono tornato a casa pronto per testarli con altri test di qualità. Prima però voglio farveli vedere un pochino più da vicino. Iniziamo subito grazie all'aiuto del mio fido assistente. La giacca di bike ha solo un logo all'altezza del petto e tutti i materiali e le cuciture sembrano assolutamente di buona fattura. L'interno è in pile, caldo e decisamente morbido. La giacca ha un cappuccio che è possibile regolare grazie agli elastici. E all'occorrenza è possibile anche togliere completamente. Nella parte frontale abbiamo due tasche, una destra e una sinistra. Sono tasche normali, senza nulla di particolare, abbastanza capienti. Nella parte superiore della giacca c'è un'altra cerniera, ma questa non è una tasca e ha solo la funzione di aumentare la traspirabilità della giacca. Tutte le cerniere, una volta chiuse, sono invisibili e il fatto che le tasche siano cucite all'interno su tutti i lati fa sì che sia stata ricavata anche una comoda tasca interna. La giacca, come il cappuccio, ha la possibilità di essere stretta grazie a un elastico e, piccola nota negativa, sulla schiena non è presente alcuna tasca, ma soltanto questa striscia catarifrangente che rimane molto utile, visto soprattutto il colore nero della giacca. Per finire parliamo delle maniche che sono cucite in modo doppio, in modo tale che la parte interna rimanga aderente al polso senza far passare l'aria. I pantaloni di Kutok questa volta hanno la caratteristica principale di essere idrorepellenti. Le tasche sono tutte disposte in modo simmetrico, ne abbiamo due in alto aperte piuttosto capienti, dopodiché ne troviamo più in basso altre due con la chiusura a zip, queste qua sono un pochettino più piccole, mentre in fondo abbiamo due tasconi un pochettino più grandi che si chiudono grazie a un velcro. La parte finale del pantalone non presenta nessuna regolazione, non ci sono cerniere né elastici per stringerli, sono molto semplici e anche queste all'interno hanno una sorta di pile che tiene parecchio caldo. Per quanto riguarda la chiusura, abbiamo una zip e in più un bottone circondato dal velcro. Se giriamo i pantaloni, sul retro troviamo due grossi tasconi proprio sul sedere, anche questi abbastanza capienti e con una chiusura anch'essa a velcro. Una cosa che non mi è piaciuta troppo di questi pantaloni è la chiusura dei tasconi davanti. Infatti possono essere aperti soltanto da un lato e questo fa sì che l'inserimento delle cose risulta abbastanza scomodo. Beh, alla fine in generale sembrano buoni vestiti, però come vi dicevo all'inizio, per testarli in modo obiettivo dobbiamo fare sicuramente degli altri test.
Infatti, alla fine in Liguria il tempo ha retto e non sono riuscito a testare la loro resistenza all'acqua. Per quanto riguarda la giacchetta, la descrizione nel sito dice che comunque è una giacca antivento, resiste a piogge leggere, non è una giacca impermeabile e quindi non mi aspetterò grandi risultati. Per quanto riguarda i pantaloni, sono pantaloni idrorepellenti e quindi da loro mi aspetto un comportamento eccelso. Purtroppo però, non potendo comandare il meteo, mi sono dovuto ingegnare e per effettuare questo test ho trovato un'ottima soluzione. La canna dell'acqua. Ed anzi, questo è anche molto meglio perché così possiamo regolare più intensità diverse. Durante la prima parte del test, con una pioggia molto leggera, devo dire che ovviamente i pantaloni si sono comportati da Dio e anche la giacchetta ha retto piuttosto bene. Il cappuccio è bello ampio e riesce a coprire bene la testa. Ovviamente se siete in bicicletta e avete anche il caschetto, il cappuccio non riuscirà a coprirlo. Però se siete a piedi la copertura è veramente buona. Quando è gettato dalla canna dell'acqua è diventato più intenso, io all'interno mi sentivo ancora asciutto. La giacca stava reggendo bene, i pantaloni in modo veramente ottimo. Però sono stato in quelle condizioni forse 30-40 secondi. Sono sicuro che in quelle condizioni per almeno 2 minuti l'acqua sarebbe sicuramente iniziata a entrare all'interno della giacchetta. Nell'ultima parte di test, invece, ho simulato le condizioni di un tifone, le condizioni in cui cadiamo in un fiume, perché il getto d'acqua era veramente consistente e completamente diretto verso gli indumenti. Appena il getto mi ha colpito, l'acqua è passata all'interno della giacca, come ovviamente d'altronde era assolutamente prevedibile. Mannaggia, c'hanno ragione. Esiste Bagno. solo le piogge gerrilline questa. Allo tsunami no. Mentre invece i pantaloni hanno risposto benissimo e dopo anche un'applicazione di 30-40 secondi col getto completamente diretto alla massima potenza, sono sempre rimasti asciutti senza nessun problema. E quindi hanno completamente risposto in modo positivo alle mie aspettative. Manca però la risposta ancora a un'importantissima domanda. Come si comportano questi vestiti quando siamo in bicicletta? Mamma mia, i pantaloni tengono un caldo assurdo. Ho le gambe che stanno iniziando a sudare, purtroppo. Il giro in bicicletta concluso. Prima però di arrivare alle conclusioni di questo video e dirvi cosa ne penso esattamente di questi indumenti, dobbiamo parlare ancora della vestibilità. Beh, come vedete la vestibilità è questa. Io per scegliere la taglia corretta mi sono affidato alle tabelle di Bike e Kutok che trovate sul loro sito. Ricordatevi che avete sempre il link sotto qua in descrizione. E inserendo le misure che richiedevano loro, la taglia che mi è arrivata è sicuramente quella giusta per me. Concludendo finalmente, cosa ne penso di questi vestiti? Sono vestiti sicuramente buoni, dato anche il costo che non è eccessivo come magari marchi più blasonati, che per avere le stesse caratteristiche bisogna pagare, non dico il doppio, ma ci siamo quasi. La giacchetta può benissimo essere utilizzata anche in bicicletta, specialmente in giornate un pochettino più fredde e abbastanza umide. L'unica pecca per quanto riguarda la bicicletta è la mancanza di tasche posteriori, che come sempre per noi ciclisti quelle sono assolutamente comode. Come vi dicevo anche in altri video, però io solitamente in mountain bike esco anche con lo zainetto, con dentro alcune cose per le riparazioni, eccetera. Quindi la mancanza di tasche sì, è una scomodità, ma non è la fine del mondo. Il colore non è tra i più adatti, perché ovviamente quando siamo in bici è sempre meglio farsi vedere, rendersi visibili il più possibile, questo essendo tutto nero. Ovviamente non è il massimo, però parlando solamente di caratteristiche tecniche, devo dire che è un prodotto che consiglio vivamente. Una cosa che della giacchetta mi piace tantissimo è il fatto di avere la doppia manica,
in modo tale che la parte interna rimane molto aderente al polso e in questo modo anche nelle giornate più fredde non avrete aria che passa tra il guanto e la giacca, andando così a raffreddarvi. Un'altra cosa che trovo molto utile è, come dicevo prima, questa cerniera che permette di far traspirare un pochettino di caldo e di sudore quando siete particolarmente accaldati e non volete stare a togliervi tutto. Questo magari non vi cambia la vita, ma un piccolo aiuto lo può dare per aumentare la traspirazione. Per quanto riguarda i pantaloni, invece, bisogna fare un discorso un po' diverso. Infatti, secondo me, sono ottimi pantaloni, non però per la bicicletta. Infatti, come dicevo in qualche registrazione precedente, quando li ho usati la prima volta nel tragitto tra casa e lavoro, che sono veramente pochi chilometri, e li ho fatti tra l'altro anche tranquillamente, ho iniziato subito a sudare sulle gambe, perché sono pantaloni belli pesanti, essendo impermeabili, non traspirano neanche tantissimo e quindi per andare in bicicletta non sono assolutamente l'ideale. Sono comunque molto comodi, permettono dei buoni movimenti, non stringono, non danno irritazioni particolari. E secondo me il loro utilizzo ideale è per fare trekking in montagna quando fa freddo. Anche per fare dei trekking in montagna d'estate li sconsiglio caldamente. Secondo me un loro utilizzo ideale sarebbe per esempio per fare delle ciaspolate, in modo tale che stiamo al caldo e sicuramente all'asciutto. Detto questo, spero di essere stato esaustivo. Ringrazio ancora in Bike Kutok che mi hanno mandato questi indumenti da recensire per voi. E vi ricordo che nel caso foste interessati avete i codici sconto. E come vi dicevo prima, avete tutta la spiegazione dettagliata di cosa inserire, eccetera, qua sotto in descrizione con tutti i link anche necessari che vi occorrono. Per questo video è tutto e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo. Ciao!